Uno dei vanti della Regione Toscana, di cui come Presidente mi sento particolarmente orgoglioso, è che vi sia a Firenze la stamperia Braille, ovvero una stamperia che consente ai non vedenti di produrre, pensate, fra il 2020 e il 2021 addirittura 900 volumi in quello che è il linguaggio che tutti noi sappiamo essere il linguaggio dei non vedenti. Perché, come potete capire, si sente quello che sono i puntini in un linguaggio particolare e il non vedente riesce a leggere. È il modo assolutamente unico e efficace per far sentire di superare quella diversità da parte del non vedente. La Regione, nell'istituto detto dei ciechi, che ha ereditato da quello che è il sistema dell'Unione Italiana Ciechi, a Campo di Marte ha oggi in attività questa stamperia che, ripeto, è unica in Italia e riesce a fornire tanti servizi di libri e volumi per i non vedenti. È il palazzo di un personaggio, Aurelio Nicolodi, che fu in qualche modo il primo a pensare alla necessità di svolgere delle attività per i non vedenti. Lui, che era nato nel 1894 a Trento, che era diventato un ufficiale e proprio durante la prima guerra mondiale, per delle ferite che nel suo irredentismo a difesa di un'Italia che lo vedeva essere guida per quello che riguardava il suo gruppo di soldati, resistette non vedente anche 3 ore prima che fosse sostituito al comando. Ottenne per questo la medaglia d'argento al valor militare, ma poi riuscì il dopoguerra a costituire l'Unione Italiana Ciechi, esattamente 100 anni fa, nell'ottobre del 1920, e poi a realizzare tutta una serie di attività per i non vedenti, compreso appunto quello che è l'attuale struttura che nel corso delle dismissioni di istituzioni pubbliche è arrivato alla Regione. Il convitto Vittorio Emanuele era, diciamo, il suo luogo di attività. La Regione, raccogliendo un po' queste attività, ha voluto mantenere la stamperia e oggi siamo convinti che i principi che noi sosteniamo per superare le diseguaglianze, per offrire a tutti l'opportunità di vivere la propria vita, trovano per i non vedenti in quella stamperia un punto di riferimento essenziale. Guardate, guardate quanti sono questi volumi, in questo caso appunti di storia dell'arte, e io mi vedo il ragazzo che scopre la storia dell'arte senza gli occhi, ma passando con i suoi diti su questi puntini che gli danno il senso del linguaggio e lo rendono uguale nel poter conoscere, approfondire, studiare. Grazie, grazie a tutti per questo ascolto, perché è lo stimolo maggiore che come Regione sentiamo per questo servizio così utile e così importante per superare le diversità.